mettervi paura? No, ho portato un piccolo riassunto dell'attività consigliare degli ultimi 3 anni, però ho fatto un sottoriassunto che ho qui e, visto che non si vede, credo che sia la prova di maggiore brevità. Io credo che quest'ufficializzazione ha dato il tempo al cemento di girare, insomma, no? Avviene ormai, di solito in Italia si inaugurano le cose che non sono ancora finite, invece noi oggi inauguriamo qualcosa che esiste da quasi 10 anni e che oggi assume una forma perché ve ne è la necessità. Però, come diceva Agnese, questa forma non è una forma strumentale a qualcosa, questa forma dà concretezza, caglia, si direbbe in termine caseario, quel latte che da tanti e tanti anni noi abbiamo portato. Sapete che il latte purifica e, insomma, di purificazione questa città ne avrebbe sicuramente bisogno. Questo movimento che oggi si inaugura è nato, è cresciuto, ha lavorato nelle coscienze della nostra comunità con le grandi manifestazioni di piazza, con la presenza, con la dimostrazione che vi era un'idea forte in contrapposizione all'idea dominante, con la mia elezione a consigliere comunale 3 anni e mezzo fa, che altrimenti non sarebbe avvenuta, e probabilmente è avvenuta perché oltre al mio impegno personale vi era in tanti concittadini che hanno voluto scegliermi in una lista civica, un ragazzo giovane, sempre questo discorso, invece c'era la consapevolezza di voler cambiare, di voler scegliere, e altrimenti quel risultato non sarebbe arrivato. Io non avevo buoni di nessun tipo, avevo soltanto buoni amici e buoni consigli, insomma, e il resto non avevo altri blocchetti di buoni. Il passaggio del comizio, del grande comizio dell'aprile 2014 in piazza Gobetti ha dimostrato, come questa sera mi dimostrate la vostra vicinanza, che la strada che percorrevamo e che avevamo deciso di percorrere era fondamentalmente la strada giusta. E questo percorso è arrivato ad oggi, è arrivato passandoci anche per la fine dell'amministrazione Cacciotti. Una generazione che, come in tutto il paese, ma soprattutto in questa città, è stata quasi congelata. Però oggi, per qualche motivo, la neve si ritira, il ghiaccio indietreggia e quelle poche spore rinascono e riconsegnano una speranza alla primavera, perché comunque a gennaio siamo e verso la primavera andiamo. Io credo che la mia generazione, io vedo una sala mescolata, diciamo, no? Dove è ampiamente rappresentata tutta la comunità di Colleferro, ma la mia generazione, proprio perché congelata, proprio perché espropriata dei propri diritti, proprio perché espropriata delle proprie speranze, deve essere oggi in prima linea per il riscatto di questa comunità, per il riscatto di questa città, che era centro. Centro e oggi è periferia, che era fiore all'occhiello nella produzione industriale, nello studio, e poi è divenuta problema anche per i comuni vicini, che era produzione, che era intelligenze, e che poi è divenuta per tanti aspetti soltanto la città dell'immondizia, o come diciamo ironicamente noi, della monnezza. Noi, i romani dicevano hic manebimus optime, noi qui rimaniamo ottimamente. Una parte importante della mia generazione ha deciso di non andarsene e ha deciso di stare in prima linea, in prima linea. Quest'anno, tra l'altro, sono i 100 anni dell'entrata in guerra dell'Italia nella guerra del 15-18. In prima linea si prendono parecchie pallottole. Però noi con coraggio, forse con il coraggio dell'incoscienza, non lo so, ma con coraggio noi abbiamo deciso di stare in prima linea. E chi pensa che tutto continuerà come prima, che tutto andrà liscio come prima,
che tutti i piani, tutte le idee che sono state pensate anche e soprattutto fuori dal Consiglio Comunale, dopo ci arriverò, si troverà davanti una prima linea col coltello fra i denti. Quel Consiglio eletto dal popolo non prendeva le decisioni che riguardavano la città, ma che spesso e volentieri decisioni prese altrove venivano catapultate, imposte, sottratte alla discussione. E quell'aula e la sua dignità, e chi ha frequentato i consigli comunali in questi anni se ne è accorto, aveva perso pudore, aveva perso serietà, aveva perso senso delle istituzioni, aveva perso rettitudine, aveva perso confronto, aveva perso capacità politica anche fra persone che la pensano diversamente. Aveva umiliato gli eletti dal popolo e quindi in qualche modo anche il suo popolo. Io usavo certe volte la battuta di Ignazio Silone in Fontamara, no? Dico, qui dentro bisognerà scrivere vietato fare ragionamenti, perché quello significa svilire le istituzioni al di là delle idee che possono essere diverse, possono essere anche contrastanti, ma a volte lo scontro e il confronto sono molto più sani del silenzio. Qualcuno ha parlato del fatto che siamo andati dal notaio, col senno di poi dico abbiamo fatto benissimo ad andare dal notaio, perché quel potere ventennale non si era incancrenito e impadronito della casa comunale soltanto nella parte politica, ma in maniera ben più profonda. Perché consentitemi una considerazione: un segretario comunale che chiude l'ufficio protocollo e non risponde al telefono né al citofono perché il sottoscritto gli ha citofonato per tutto il pomeriggio per non recepire le dimissioni di 9 consiglieri, è la dimostrazione concreta che quel potere ha radici ben più profonde di un potere politico, di un potere istituzionale, di un potere amministrativo. Probabilmente quel potere ha radici profonde anche nella nostra comunità e anche nella cultura della nostra comunità, che abbiamo l'ambizione di voler cambiare, ma è la dimostrazione pratica che solo dall'esterno siamo riusciti ad avere un risultato che altrimenti probabilmente ci avrebbe creato molti problemi. E ne è la prova quello che diceva il sindaco di Valmontone, perché ancora non vediamo gli atti, ma la città è piccola, la gente mormora. Quello che sta facendo la commissaria prefettizia è un grande lavoro. Mi dicono che sta spianando la strada a chi amministrerà dopo le elezioni di maggio, perché non solo sta tagliando teste, prebende, privilegi, ma sta mettendo il naso, questo ci arriva e spero che sia così, con grande curiosità nelle società partecipate, nei bilanci e in tutti gli angoli che riguardano, diciamo, la vita dell'amministrazione pubblica di questo comune. E se questo farà e concretizzerà, alla dottoressa va il nostro ringraziamento, perché per anni abbiamo sostenuto che qualcosa non poteva più andare e infatti quel qualcosa poi non è più andato avanti. Quel qualcosa probabilmente non saremmo riusciti a buttarla giù, probabilmente neanche più un minimo di progetto e di idea era rimasto. Si faceva un'amministrazione quotidiana più che un'ordinaria amministrazione, perché l'ordinaria amministrazione la fa il commissario, invece siccome ultimamente era un po' peggio, quella era un'amministrazione quotidiana, alla giornata.
una riflessione voglio consegnare, non solo a chi ha, lo dicevo prima, la mia di esperienza, ma anche a chi ha altre esperienze. Non bisogna cantare vittoria, perché in questa città non si va al ballottaggio dal 1993, e non è la prima volta che un sindaco cade, cadde anche Catone, eppure si parlò sempre di vittorie al primo turno e di sconfitte al primo turno. Sono passati 23 anni dall'ultimo ballottaggio e io credo che dagli errori bisogna imparare e bisogna riflettere, chiedendo alla nostra città un atto di coraggio più forte di quegli atti che abbiamo chiesto negli ultimi anni. E gli atti di coraggio si chiedono solo se basati sull'unità. Qualcuno in questi giorni ha scritto che ci si sente e si sente parlare solamente di passato, e allora permettetemi di annoiarvi con le nostre idee, anche se sono sicuro che non vi daranno noia, e anche se vi consegno la nostra incertezza umile, perché queste idee che noi abbiamo elaborato e che pensiamo essere le idee giuste le vogliamo confrontare con tutta la comunità, nei vari settori, con chi ha, l'ho detto prima, più esperienza, con chi comprende le difficoltà dei vari comparti, delle varie diciamo parti di una comunità complessa come questa. E parto dal primo tema, quello del lavoro, perché un grande presidente come Pertini ci ricordava sempre che un uomo libero è un uomo che ha il lavoro, perché quando il lavoro non c'è probabilmente si vive una condizione di disagio che limita anche la libertà. Questa era la città, l'ho detto prima, operaia per eccellenza, era la città della produzione, era la città dell'Auril, parlo a chi ricorda ma anche a chi ha letto come me, ha studiato. Era la città dove dagli altri paesi si veniva a lavorare, era la città moderna. È la città che oggi ha la più grande area dismessa della zona per quanto riguarda l'industria. E tutti quanti voi sapete quanto poco c'è rimasto e quanto poco si fa e si può fare lì dentro. Noi crediamo che non siano le palazzine la soluzione al futuro dell'area industriale. Noi crediamo che non siano i nuovi quartieri la soluzione al futuro di quelle aree. Noi crediamo che su quelle aree si debbano concretizzare invece progetti di produzioni che rispettino l'ambiente e che siano motivo di nuovo motore, di nuova occupazione, di nuova produzione di ricchezza. Sappiamo che gruppi di tecnici, gruppi di professionisti già ipotizzano progetti, per esempio per la conservazione e la messa in rete dei documenti della pubblica amministrazione. Questo vogliamo tecnologia, vogliamo attirare investimenti che vengono da fuori, vogliamo che si provi anche magari un tipo di imprenditoria che prevede il riciclaggio dei rifiuti che invece in questa città sono sempre stati ammucchiati o bruciati. Un problema da affrontare con gli enti di bonifica, un problema da affrontare con gli operai, per le casse integrazioni, per le mobilità, ne vedo tanti qui stasera. Io sono andato personalmente la sera dei licenziamenti della KSS, sapevo che gli operai avrebbero sbraitato contro la politica, ci sono andato lo stesso, perché credo che a volte è bene che noi ci si prenda qualche rimprovero, ci si prenda qualche sberla, e con umiltà si cerchi di dire a queste persone: ripartiamo, perché nessuno può pensare di fermare le multinazionali, perché sarebbe come fermare l'acqua con le mani. Però possiamo rendere quell'area di nuovo appetibile, possiamo provare a rendere quell'area di nuovo produttiva, non con le palazzine, lo ripeto, con le idee, e anche con idee che potrebbero essere di tipo culturale, consentitemelo. Io feci una proposta per l'adesione di Colleferro all'Associazione Internazionale delle Ex Città Industriali, che non fu mai presa in considerazione, ma lì c'è un patrimonio
e architetti ed ingegneri capaci ce lo ricordano sempre, anche di archeologia industriale, che potrebbe essere valorizzato e potrebbe essere motivo di visite e, perché no, anche di approfondimento culturale universitario. Vogliamo dire che la questione ambientale non è stata la prima questione di dibattito in questa città, perché c'erano dei matti che la utilizzavano come grimaldello per impaurire le persone, ma perché la nostra comunità dopo 80 anni ha iniziato a sentirlo fortemente quel problema e a sentirlo in parecchi casi sulla propria pelle. E non ci siamo mai sognati di criticare lo studio ERAS per come era stato stilato scientificamente, perché non siamo medici e ci fidiamo dei medici e dei medici che studiano e approfondiscono le nostre aree. E siamo contenti se in quest'area continuano ad esserci degli studi, ad esserci delle analisi sulla popolazione che ci rivelano qual è l'attuale stato di salute, in modo tale che si possano prendere provvedimenti per prevenire, per curare e per migliorare la qualità della vita delle nostre famiglie.